successo in questi giorni in merito a queste alluvioni che hanno colpito la città, soprattutto la provincia, vorrei capire come mai, come difesa del suolo, che è uno degli aspetti fondamentali riguardo alla pulizia, la messa in sicurezza dei torrenti, nel 2016, c'è scritto previsioni per l'anno 2016, sarebbe programma 1, titolo 2. Pagina 15 di 29, bilancio di previsione spese 2016-2018, è specificato previsione dell'anno 2016 6.697.611,97 euro, previsioni per l'anno 2017, previsioni per l'anno 2018 0 e 0. Quindi capire come mai l'amministrazione ha completamente alterato questo aspetto che riguarda la difesa del suolo, che interviene sui torrenti, ricordo a tutti, ma interviene anche in caso di tana, e nella nostra città sfortunatamente ne vive spesso di eventi di questo genere. Dico, per farne un esempio, ci sono strade dei villaggi periferici che sono pieni di serriccio e di frane in questi giorni a seguito delle piogge di qualche giorno fa. Io ritengo, signor assessore, che questa commissione vada salvaguardata per quanto riguarda la trasparenza degli atti. Io ritengo che noi non possiamo continuare nella discussione se lei non sottopone da subito alla commissione anche una bozza di emendamento che lei sta predisponendo, perché lei sta facendo politicamente e tecnicamente i vari incontri con i sindacati e con quant'altro per trovare la quadratura al bilancio. Il Presidente le chiede problematiche sui servizi sociali, lei già con le forze sindacali le ha risolte, e questa commissione non è assolutamente a conoscenza. Io ritengo opportuno che lei, prima di entrare nel merito, dica a questa commissione quali sono i capitoli che lei intende individuare, e questo lo faccia per favore prima della presentazione dell'emendamento, perché la commissione deve sapere come si andranno ad eliminare le discrasie tecniche che sono state eliminate nel bilancio, perché qua si sta verificando che chi deve adottare gli atti le cose le sa all'ultimo minuto. Lei già ha chiuso politicamente la partita con i sindacati per quanto riguarda il personale e per quanto riguarda le politiche sociali, e questo mi può stare anche bene, ma lei non può far passare in secondo ordine i rapporti con il Consiglio, né lei può pensare che noi continuiamo a discutere in commissione senza aver visto e letto l'emendamento, e dopo magari l'emendamento ce lo porta quando il bilancio si presenterà in aula. Questa non mi sembra una questione di bon ton nei confronti del Consiglio, perché lei ci deve dare il tempo di approfondire l'emendamento. Sarebbe dal punto di vista istituzionale scorretto presentarlo soltanto nel giorno in cui noi discutiamo in aula il bilancio. Quindi... quando arriviamo ai tecnici posti dai consiglieri, voglio assicurare che l'emendamento accoglie e deve accogliere tutte le osservazioni del Consiglio di Amministrazione, per cui verrà sottoposto con il Collegio, perché assorbe e deve assorbire tutte le osservazioni di parte. Nello specifico, per quanto riguarda i servizi sociali, negli importi che sono stati citati poc'anzi, devono all'interno sono anche considerati i trasferimenti della Regione ai sensi della legge 328. Per quanto riguarda invece i lavori pubblici, occorre che ci sia una corrispondenza che si va con le risorse del bilancio, per cui che non sono del 16 ma sono del 17 e del 18, per due annuali e successivo. Per quanto riguarda la copertura del 36%, cioè la copertura minima dei servizi a domanda individuale, si sta percorrendo tutte le strade possibili perché queste coperture minime ci siano, e quindi evitare l'applicazione della sanzione da parte del Ministero. Per quanto riguarda le questioni più specifiche, voglio però anche
dire che i singoli assessori possono contribuire, i singoli dirigenti possono contribuire nell'esplicitare e nel rispondere ai singoli consiglieri sulle questioni più specifiche, perché la ragioneria ha accolto quelle che sono le richieste tecniche che sono pervenute dai dipartimenti e con l'altro io, in intesa con l'assessore a bilancio, abbiamo stilato ed è pressoché ultimato l'attività di redazione dell'emendamento. Sulle questioni specifiche invece occorre che ci sia un'interlocuzione diretta con i dirigenti, per cui io posso rispondere su quelle che sono le questioni nate, riportate nel bilancio all'interno dell'emendamento, ma non sono in grado di rispondere sul singolo intervento che è stato richiesto dal singolo assessore, dal singolo dirigente, sulla materia di rispettiva competenza. Quindi puoi immaginare che ci sia anche una commissione dove partecipano anche i dirigenti interessati ai quesiti posti dai consiglieri. Se ci sono questioni più specifiche sull'architettura del bilancio, dico io posso do le dovute risposte ai vostre sul documento contabile. Tutto questo dovrà essere presentato in commissione, quindi con il Consiglio Comunale. Sulla scadenza del termine mi sto facendo notare il livello del commissario, l'ultimo che ha stilato, e così esattamente posso rispondere alla data di scadenza ultima, che però sono due strumenti economici.